Bella a tutti friends e benvenuti in un nuovo video. Ci troviamo su Fortnite. Prima di iniziare con questo video vi ricordo che sul canale attivo un contest di 10.000 V-Bucks gratis per voi. Perciò se volete vincere questi 10.000 V-Bucks totalmente gratis, mi raccomando iscrivetevi a questo canale, attivate le campanelle e le notifiche, andatemi a seguire su Instagram R4@YouTube e all'interno di supporto a un creatore inserire il codice Rasco-OMG. Questi sono solo alcuni dei passaggi fondamentali per essere inseriti all'interno di questo contest, dove vi andrò a regalare 10.000 V-Bucks gratis. Trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione, perché ci sarà un video completo con la data di inizio e la data di fine di questo contest. Eccoci qui, io già mi trovo a Picco Polare, sto atterrando piano piano. Sarà un video molto molto veloce perché vi vado a parlare degli aggiornamenti che ci sono in relazione a questo nemico che si trova qui a Picco Polare, di Cactus. Infatti la situazione qui per il momento è sempre uguale. Ci sono le solite scosse che muovono, eccole qua, il ghiacciaio, con la solita costanza, la stessa intensità, quindi non è cambiato granché. Crazy Groove ancora ha controllato il perimetro della neve, sembra tale quale a come l'avevamo lasciato. Vi piazzo subito questa immagine qui che rappresenta il volto di Cactus, quindi il nemico che andremo a vedere quando ci sarà questo evento di Picco Polare o l'evento di Crazy Groove, non so come chiamarlo. Come possiamo vedere non si vede nulla, però riusciamo a intravedere un naso e un occhio, sembrano esattamente di un gatto. Io le vado ad associare ad un gatto perché l'occhio mi sembra proprio di un felino e anche il naso credo sia in relazione di un gatto, però ancora questa è una mia idea, non ci sono notizie certe. C'è una notizia però certa che è legata a queste stringhe di gioco, che Cactus, il nostro nemico, si dovrebbe trovare qua dentro il blocco di ghiaccio, sarà in un ice crystal, quindi sarà all'interno di un cristallo di ghiaccio, quindi probabilmente quando ci sarà l'evento vedremo una sorta di animazione molto simile a quella quando c'è stato l'evento del re dei ghiacci. Quella era una sfera, magari qui questa volta ci sarà un cristallo di ghiaccio. Sto raggiungendo questa casa distrutta perché se mi seguite nei video sapete che qui c'è un'impronta, ne abbiamo ampiamente parlato ieri nel video mattutino di ieri, e mi sono sbagliato, voi mi avete corretto, meno male ci state voi nei commenti, mi avete detto che questa impronta, infatti poi avevate ragione, è venuta fuori, si è creata dalla season 4, non dalla season 1 come vi avevo detto io. Però comunque rimane sempre il mistero legato a questa impronta, perché sì, era il periodo in cui c'era quel set cinematografico, quindi magari l'impronta era stata ideata per girare un film, però poi di concreto non abbiamo mai avuto nulla. Perciò se loro, gli sviluppatori di Fortnite, ovviamente mi riferisco a loro, riescono a legare a questa impronta alla probabile collaborazione con Godzilla, sono dei geni incredibili, perché sicuramente quando hanno ideato la season 4 non credo che avevano intenzione di far uscire una collaborazione con Godzilla, quantomeno all'epoca, perché comunque Fortnite poi il boom sì ce l'ha avuto dalla season 4, 5 e 6, però nessuno di loro, immagino come tutti quanti, credevano che Fortnite potesse andare a collaborare con Jordan, Avengers, insomma tutte le collaborazioni assurde che ha avuto. Se volete sapere la mia, io all'inizio non credevo in questa collaborazione tra Fortnite e Godzilla, però più andiamo avanti più escono dei piccoli dettagli che ci fanno pensare che probabilmente questa collaborazione avverrà e sarà davvero una cosa incredibile, e soprattutto scopriremo se c'entra con lo scongelamento di questa povera città di Crazy Groove, che come vi ho detto nel precedente video si stanno verificando cambiamenti soprattutto per quanto riguarda la neve. Infatti il perimetro della neve si sta via via sciogliendo. Sto leggendo molti di vostri commenti in relazione al nuovo starter pack con volete sapere la data d'uscita. Io non so esattamente quando uscirà questo nuovo pacchetto iniziale, però vi posso dare un'importante novità. Infatti come potete vedere avremo un outfit più un backpack, che è quello che vi ho mostrato precedentemente, più non 500 V-Bucks come è sempre stato, ma 600 V-Bucks. Questo potrebbe essere vero, comunque è una stringa tratta dai file di gioco, non credo che andranno a cambiare una cosa del genere, perché se ben vi ricordate nello starter pack precedente, quello della season 8, ci hanno dato la skin, il backpack, i V-Bucks e la copertura. Quindi questa volta magari invece che darci la copertura ci danno 100 V-Bucks in più. A me mi farebbe stracomodo, perché tanto le coperture io ormai ho quelle predefinite, almeno che non esce una bomba, però di coperture già sono a posto, mi farebbero comodo più questi 100 V-Bucks. Quindi signori, preparatevi che molto probabilmente andremo a ottenere
che 600 V-Bucks e non 500. Domani, salvo imprevisti solidi che Fortnite all'ultimo mette, comunque ci dovrebbe essere una nuova patch. Con la nuova patch sicuramente vedremo molti fix al gioco di Fortnite per alcuni bug che ancora ci sono, però probabilmente vedremo l'introduzione di una nuova arma, una nuova SMG, cioè sarebbe una nuova mitraglietta. Probabilmente andrà a prendere il posto del P90, anche se da questi video che vi vado a mostrare sentite il suo suono e la sua portata sono totalmente differenti da qualsiasi altra arma avuta finora all'interno del gioco di Fortnite. Signori, prima di salutarci vi lascio a due clip, non mie, però vi lascio i proprietari delle clip che ci fanno vedere come sbloccare questo stile qui, lo stile finale. Infatti sarà un video di Orange Justice che ce lo mostrerà e andrà in creativa e andrà a duplicare, a quadruplicare, insomma a moltiplicare tutti gli item presenti nella modalità fai centro in centro, cioè la scarpa, la Jordan, la palla da baseball e i coins, così da ottenere anche questo stile finale che secondo me è il più bello. Raga, guardate quanto sono belle le Chicago, le Jordan. E soprattutto dopo questa clip ve ne andrò a mostrare un'altra, magari per qualcuno di voi che ha ancora difficoltà nel vincere un game all'interno della season 9 e quindi prendersi il nuovo ombrellino che è stupendo, eccolo qui, così potete vincere anche voi un game anche se in qualche modo barando. Vi anticipo quello che andremo a vedere: in pratica bisogna essere in due per fare questa vittoria, perché alla fine si tratterà di una vittoria. Il vostro amico quitta subito il game mentre voi potete giocare il game oppure quittare subito, però l'importante è che rimaniate a aspettare tutta la durata del game finché appunto ci sarà una coppia o un singolo, dipende da ovviamente come sono arrivati in final. Comunque l'importante è che vincono, e dal momento che loro vincono vincerete anche voi e vi verrà dato finalmente questo nuovo ombrellino. Signori, vi lascio a queste due clip, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi qua sotto i vostri commenti inerenti all'evento di Picco Polare e Godzilla, anche alla nuova SMG. Se vi piace il sound, vi piace anche come sarà, ve l'ho mostrata in anteprima. Ora vi lascio le clip, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, andatemi a seguire su Instagram r4scudo_, YouTube, e all'interno di supporto un creatore inserite il codice rascolo_omg. Questi sono dei passaggi per essere inseriti all'interno del contest dei 10.000 V-Bucks gratis per voi. Vi lascio le clip, noi ci vediamo più tardi con altri nuovi video e le belle mes amis. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us, they know.
just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now.